Benvenuti, benvenuti. Altro appuntamento con il nostro telegiornale dell'arte, condotto come sempre da me, da Gabriele Boni e da Francesca Grazioli. Benvenuto a te, Gabriele, bentornati a tutti voi. Tante trasparenze quest'oggi. Hai visto? Hai Vedo, visto? vedo e come. Vedo, non vedo. Esatto. Di cosa ci parli? Vi parlo del canale tematico Sky Arte, che per la prima volta avrà un proprio festival. Si tratta di 3 giorni dedicati all'arte a 360 gradi. La scelta della città è caduta su Napoli, che si prepara ad ospitare quindi dal 5 al 7 maggio un fitto programma di appuntamenti che spaziano dal cinema al teatro, dagli incontri alla musica. L'amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, ha spiegato la scelta di Napoli per il suo essere il luogo più rappresentativo del connubio tra innovazione e tradizione. Tra gli eventi in programma, il concerto di Vinicio Capossela, l'esposizione dei musici di Caravaggio in prestito dal Metropolitan di New York e anche una serie di reading con Harry De Luca. E proprio De Luca è uno degli autori che più volte ha omaggiato la città partenopea. Sentiamo le sue parole in questa intervista di Fanpage. Secondo lei oggi Napoli, a Napoli qual è il sentimento prevalente? Napoli ha una storia così tosta, dura alle spalle, viene da così tanta resistenza che insomma non ha degli anticorpi molto più robusti di quelli che sono in circolazione in giro per l'Italia. Napoli è più solida, è più sana dal punto di vista della sua comunità, perché ha una comunità che ha delle fibre antiche che sono state messe duramente alla prova e che ha trasmesso questa immunità, questo maggiore sentimento di immunità alle avversità che altri posti non hanno. Credo che questo sia ancora un posto miracoloso da questo punto di vista. E in un'altra splendida città italiana continuano gli appuntamenti con l'arte. Dopo il successo delle mostre di Frida Kahlo e Salvador Dalì, Bologna ospiterà la mostra di Miró intitolata Miró, sogno e colore, visitabile a Palazzo Albergati fino al 17 di settembre. Un'antologica interamente dedicata alla produzione dell'artista spagnolo, con oltre 130 opere, fra cui 100 oli di sorprendente bellezza e di grande formato. Saranno presenti anche disegni, litografie, fotografie, scritti e progetti che illustreranno la vulcanica energia sperimentativa di Miró, che lo portò ad esplorare diverse forme tecniche di rappresentazione. Animatore di molte fra le correnti espressive d'avanguardia artistiche più influenti del Novecento, Miró fu definito da André Breton il più surrealista dei surrealisti. E proprio un altro grande protagonista del surrealismo è andato alle stelle da Christie's a Londra. È infatti record per un'opera di Magritte venduta a oltre 14,5 milioni di sterline, ovvero quasi 17 milioni di euro. Mai una cifra così alta era stata pagata per un'opera del maestro surrealista. Il dipinto, datato 1960 e intitolato La Corde Sensible, raffigura una nuvola in una gigantesca coppa di champagne. Top lot dell'asta londinese è stato tuttavia un dipinto di Paul Gauguin, Tefer, Le Maison, del 1892, venduto per 23,5 milioni di euro. Il catalogo dell'asta dedicato a impressionisti e surrealisti di Christie's ha incassato complessivamente oltre 160 milioni di euro. Un altro record, stavolta per le dimensioni, è in mostra alla Galleria Nazionale di Praga. Stiamo parlando dell'ultima opera dell'artista e attivista cinese Ai Weiwei, che continua a denunciare la tragedia della migrazione contemporanea e stavolta lo fa con la più grande opera singola da lui mai realizzata. Si tratta di Law of the Journey, un gommone di 70 metri con 258 figure di profughi senza volto installati su di esso. Il tutto completamente nero. E questo è il nuovo pugno allo stomaco che la superstar dell'arte globale intende sferrare alle coscienze occidentali sul delicato tema degli immigrati. Nel mirino stavolta le politiche di austerità della Repubblica Ceca. La mostra resterà visibile fino al luglio del 2018. Andiamo a vedere insieme il servizio di Ask News.
L'artista dissidente cinese Ai Weiwei ha presentato a Praga il suo ultimo lavoro, la più grande opera singola da lui finora realizzata. Love the Journey è un enorme gommone di 70 metri di lunghezza con 258 figure di migranti a bordo e sarà esposta per tutto l'anno alla Galleria Nazionale della capitale ceca. L'artista ha spiegato così il suo lavoro. La vera sfida e la vera crisi non è di tutte le persone che sentono il dolore, ma piuttosto delle persone che rifiutano di riconoscerlo o fanno finta che non esista. Questa è una tragedia ed è anche un crimine. Noto per le sue posizioni critiche verso il governo di Pechino, Ai Weiwei è stato rinchiuso in carcere in Cina per 81 giorni nel 2011 e il suo passaporto è stato sequestrato per 4 anni. Nell'ultimo anno l'artista cinese ha visitato diversi luoghi di passaggio dei migranti, come il confine fra Stati Uniti e Messico, quello fra Siria e Turchia e i campi profughi su alcune isole greche. In passato Ai aveva già effettuato installazioni sul tema dei migranti, come quella sulle colonne della Konzerthaus di Berlino, decorata con 14.000 giubbotti di salvataggio arancioni dall'isola di Lesbo. Credo che il mio messaggio sia molto chiaro. I politici e i partiti non possono essere così miopi, avere così poca visione. Non possono sacrificare la dignità umana e i diritti umani per un obiettivo politico. Credo che sia un comportamento davvero vergognoso. È sempre dedicata al tragico tema dell'immigrazione la proposta letteraria di oggi, il romanzo di Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura. Una storia vera, quella di Samia, giovane atleta somala che ha partecipato alle Olimpiadi a Pechino nel 2008 correndo i 200 metri. Arrivò ultima, ma questo non la scoraggiò dal sogno di partecipare anche alle Olimpiadi di Londra del 2012. Ma proprio quell'anno, alla ricerca di una vita migliore, intraprese un viaggio della speranza imbarcandosi su un gommone insieme ad altri profughi, tragicamente finito nelle acque del Mediterraneo, poco lontano da Lampedusa. Il libro ha già venduto oltre 150.000 copie in tutto il mondo. Sentiamo le parole dell'autore. Prova cocciutamente a continuare ad allenarsi, diciamo, da sola a Mogadiscio, e poi succederà in realtà un evento assolutamente traumatico per lei, che non so, magari non lo diciamo. Questo evento le cambia la vita e quella notte fatidica lei decide di partire a piedi da Mogadiscio, destinazione Europa. Gli 8.000 chilometri, il Sahara, tutti i racconti della gente che l'aveva già fatto, eccetera, eccetera, per lei sono nulla. È un'atleta, è una sognatrice. Lei è convinta di potercela fare. Ci mette 18 mesi, arriva a Tripoli, che è l'ombra di se stessa, eppure è felicissima perché è a un passo. A un passo, lei è convinta di potersi ancora qualificare. Buona parte del percorso è stato fatto. È convinta di poter attraversare il Mediterraneo anche perché ha una sorella che c'è riuscita. Esattamente, è una sorella che ha già fatto il viaggio, che c'è riuscita, è stata molto più fortunata di Samia, perché Hodan, sua sorella, che io ho incontrato e che in realtà è stata la persona che mi ha un po' affidato questa storia, ci ha messo solo 2 mesi e mezzo. Quindi, vive adesso dove, la sorella? A Helsinki. Vive a Helsinki, ha una figlia meravigliosa che assomiglia un sacco a Samia e che corre. Infatti ho voluto chiudere il libro proprio con la figlia di Hodan, quindi con la nipote di Samia. E la sorella appunto era stata molto più fortunata perché ci ha messo solo 2 mesi e mezzo. Samia invece, perché ognuno di questi viaggi epici prende una strada differente, quella di Samia è stata particolarmente difficile, lei ci mette invece 18 mesi. E poi sappiamo che finisce come finisce. Arriverà nelle nostre sale il 24 aprile La tenerezza, l'ultima fatica di Gianni Amelio, regista di pellicole importanti come L'America e Le chiavi di casa. Nel cast del film, tratto dal romanzo La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone, recitano Elio Germano, Micaela Ramazzotti e Giovanna Mezzogiorno. Il film drammatico narra la storia di due famiglie in una Napoli inedita, una città borghese dove il benessere può però tramutarsi in una tragedia. Andiamo a vedere il trailer. Dice un poeta arabo che la felicità non è una meta da raggiungere, ma una casa a cui tornare. Tornare, non andare. Ma perché ci abita qualcuno lì? Ci abitiamo noi, io, mio marito e 2 bambini. Comunque sono Fabio.
Lorenzo. Qua ci abita da solo con tutta la sua famiglia. Sono io tutta la mia famiglia. Io non capisco perché tu hai questa fissazione di perdonargli tutto. Perché un padre è un padre. Stai bene con tua madre? Non mi fa usare la PlayStation, non mi fa chattare. Hai mai pensato a scappare di casa? Per un paio d'anni. Lei è molto legato a suo nipote. È più di un padre. Io invece non riesco con i miei figli. Non so mai cosa dire. Vada via! Via! È stanco e quando è stanco gli saltano i nervi, ma prima starci male è lui. Penso che nella vita tutto quello che facciamo è una scusa per farci volere bene. Tratto da un romanzo e più precisamente da Memorie di due giovani spose di Balzac, è lo spettacolo teatrale in scena fino al 30 aprile al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Ed è un Balzac tutto al femminile, con Sonia Bergamasco per la regia e Federica Fracassi e Isabella Aragonese come protagoniste. Louise e René, questo è il titolo dello spettacolo, ed è la storia di due donne legate da un'amicizia che risale all'infanzia in convento e che prosegue negli anni tramite un lungo dialogo epistolare. Dalle lettere che le due donne si scambiano emergerà una riflessione sull'essere donna e sulle contraddizioni dell'amore. È una dichiarazione d'amore per il teatro, è quella che l'attore Giovanni Mongiano ha voluto esprimere portando avanti il suo spettacolo, nonostante il teatro fosse vuoto. L'artista 65enne, attore di Pirandello e Tolstoi, doveva infatti interpretare un suo testo intitolato Improvvisazioni di un attore che legge. Al teatro del Popolo di Gallarate, in provincia di Varese, all'interno di una rassegna giunta, pensate, alla 70esima replica. Però questa volta non è stato venduto nemmeno un biglietto e l'artista ha deciso comunque di recitare integralmente il monologo senza saltare neanche una battuta per 1 ora e 20 di spettacolo. Un atto d'amore, ma anche un gesto provocatorio e simbolico, l'ha definito Mongiano, una resistenza umana e artistica al disinteresse della società odierna nei confronti dell'arte. E parliamo ora di un altro artista che ha sempre rivendicato la libertà di espressione e l'amore per l'arte, ma stavolta per un triste addio. È infatti morto Evgeny Evtushenko, poeta russo candidato al premio Nobel nel 1963. Evtushenko era nato in Siberia nel 1932. Tra le figure più prestigiose della generazione seguita alla morte di Stalin, aveva scritto liriche ispirate alla storia recente del suo paese e all'attualità, unendo nelle sue opere la denuncia dello stalinismo. Nel 63 aveva inoltre pubblicato un'autobiografia che venne censurata dalla stampa sovietica. Vediamo il servizio di Euronews. Si sono svolti alla Casa degli Scrittori di Mosca i funerali di Evgeny Evtushenko, il poeta russo morto a 84 anni. L'ex dissidente dei tempi dell'URSS si è spento il 1 aprile a Tuzla, negli Stati Uniti, dove viveva dagli anni 90. A rendergli omaggio esponenti del governo, uomini politici, intellettuali e anche la vedova di Aleksandr Solženicyn, altro dissidente e premio Nobel per la letteratura. Tra le cose più grandi di Evtushenko, a parte l'opera letteraria, ha detto ci sono le sue lezioni sulla cittadinanza e senza cittadinanza un paese non esiste. Conosciuto per la sua opposizione al comunismo sovietico, ma spinto dall'ansia di un mondo più giusto, Evtushenko dedicò poesia a Fidel Castro e a Che Guevara. Noi dobbiamo essergli grati per la sua arte e tutto quello che ha fatto per noi, i nostri figli e i nostri nipoti. Vogliamo rendergli gli onori che merita. Evgeny Evtushenko è stata una persona brillante, tutti sanno che poeta grande fosse, ma è anche stato un uomo assolutamente indipendente, capace di dire la sua opinione a prescindere che ciò potesse risultare scomodo a molti. Il poeta verrà sepolto per sua volontà a Peredelkino, il villaggio degli scrittori vicino Mosca, non lontano dalla tomba di Boris Pasternak.
Chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di Smartify, la nuova applicazione gratuita per smartphone che ti spiega il quadro che stai vedendo. Quante volte, infatti, visitando un museo vorremmo capire di più riguardo alle opere esposte, ma non vogliamo rivolgerci alle visite guidate? Con Smartify basterà puntare la fotocamera del cellulare su un dipinto e l'app darà immediatamente tutte le informazioni disponibili, oltre che la storia del dipinto stesso. Poi si potrà creare anche una vera e propria galleria personale dove vedere e rivedere le opere scattate in giro per il mondo. L'app arriverà a maggio, convenzionata per ora soltanto con il Louvre di Parigi, il Met di New York, il Rijksmuseum di Amsterdam e la Wallace Collection di Londra, ma in seguito verrà esteso a tutti i musei del mondo. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Arrivederci.